colleghiamo in diretta dagli studi di WebLab TV. Fantastica, super speciale, super natalizia, come potete vedere, di Codice Nerd. Bentornati a chi già ci segue, benvenuti a chi per la prima volta sta ascoltando o vedendo i nostri corpacci o sentendo le nostre voci per interagire con noi durante la live 351-827-1580. Altrimenti ci mandate una mail a weblivetv@network. No, che non è vero, weblivetvnetwork@gmail.com. Va bene, e se voleste acquistare qualche cosa? E se voleste acquistare qualche oggetto, lo potete fare direttamente sul nostro sito weblivetv.it, anche per pubblicizzare voi o la vostra attività o qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Altrimenti, per le vostre magliette, felpe, cappellini, tazze natalizie e non, ground51.it. Stanno uscendo veramente tante grafiche molto molto belle. Questa terza puntata dedicata al fenomeno generazionale, le bizzarre avventure di JoJo. Chi non lo conosce non ha mai vissuto, ragazzi, sostanzialmente. Anzi, per chi non lo conosce, mi prendo un caffè alla sua salute perché ne ha bisogno. E intanto ci spariamo la sigla. Si ricomincia. A capitanare il tutto è sempre lui, il signor Piero Foca, alle macchine. Alle macchine, non lo possiamo vedere perché c'è sempre il vetro oscurato, ma lui c'è. È alle macchine, Eccolo. La patente l'ha presa, è bello, abile, arruolato, può farlo. Può dirigere la macchina. La macchina viene diretta. Marco Santoro, Marco Donati, ci trovate su Facebook, su Instagram. E io sono Mark in Progress su Instagram. Io sono Gialactus. Attenzione, non Galactus. Quindi, tra la G e la A di Galactus ci mettete una bella I e vi fate gli affari miei su Instagram. Se volete offenderlo pubblicamente, lo potete fare anche lì. Ci trovate su Facebook, YouTube, Instagram, l'abbiamo detto, SoundCloud, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Praticamente possono trovarci in ogni momento. Dappertutto, trovate anche i nostri numeri nei cessi degli autogrill di tutta Italia. Possono stalkerarci un po' come fai tu con James Van Der Beek. Esatto, James Van Der Beek che sta cominciando a allestire il tutto per passare la notte di Natale, ovviamente, con la sua famiglia. Secondo me passerà la notte di Natale a cercare di fare un altro figlio e arrivare a 7. Che praticamente lui colleziona figli come fanno i protagonisti di Dragon Ball con le sfere del drago. Esatto. Se non arriva a 7, non succede niente. Allora, a proposito di Dragon Ball, stanno piovendo critiche su Dragon Ball Super per quanto riguarda l'ultima saga approvata da Toriyama. Infatti le critiche muovono proprio su questo, che Toriyama fondamentalmente abbia approvato una saga che sta andando un po' a smozzi e bocconi. Uno stenta a decollare e a detta dei fan sui vari social network è sempre la stessa pappa, non cambia assolutamente nulla. Cioè non si stanno più sforzando per dare qualcosa di nuovo, stanno sfruttando il brand, come si dice. Allora, da un punto di vista sì, nel senso che hanno deciso di renderlo sempre meno corale e renderlo invece sempre più il viaggio di Goku e Vegeta che fanno cose, che è bello fino a un certo punto. Però allo stesso tempo in questa nuova serie, non dico ovviamente per non fare spoiler più di questo, succedono alcune cose che finalmente vanno a scavare un po' nella lore di Dragon Ball nel passato, che poco, fino a poco tempo fa, tanti fan o immaginavano, no, sempre a causa di questo o quel dettaglio sparso per l'opera, o magari erano più che altro portati a pensare che questo o quello OV che raccontava cose passate era canonico, mentre adesso si sta cercando di raccontare cose non dette, che può essere una buona maniera per dare più spessore a proprio tutto l'universo narrativo di Dragon Ball. L'unico neo è che quindi, andando a scontrarsi con alcune credenze popolari dei fan,
a distanza di tanti anni, come ad esempio il padre di Goku, Bardak, andandolo a presentare in una certa maniera, come anche nel film Broly che è uscito qualche anno fa. Se non sapete chi è Bardak, ragazzi, spegnete tutto, sparatevi, esatto, ma fatelo con bontà perché è Natale. Molti fan hanno detto no, questo Bardak fa schifo, il Bardak vero è quello delle origini del mito dell'uovo degli anni 90, quando invece molti hanno le idee confuse su questo, perché in realtà quello proprio come OAV non fu mai assolutamente catalogato come canonico, non ha proprio niente di canonico. È stato affascinante fino adesso perché era l'unico modo di capire chi era Bardak, però piano piano stiamo scoprendo sempre qualcosa di più, quindi è vero, lo stanno sfruttando tanto Dragon Ball Super, però vuoi o non vuoi stanno un po' arricchendo, secondo me, stanno arricchendo. Prendiamo ciò che di buono sta arrivando. Stanno arricchendo. Tra l'altro, invece, per gli amanti di Dragon Ball Super, l'SH Figuarts sta facendo uscire, ha fatto già uscire, insomma, delle figure molto molto belle per quanto riguarda Dragon Ball e Dragon Ball Z, e adesso sta sfornando meraviglie anche per quanto riguarda Dragon Ball Super gioco per PS4 di Dragon Ball. Considera che adesso addirittura hanno fatto uscire alcune figure del prossimo film che deve uscire di Dragon Ball Super Super Hero, che ti fanno proprio vedere le pose tipiche che avranno i personaggi nel film, e quindi ti danno anche un'idea del peso che avranno i personaggi durante tutta tutta la storia. Questa cosa è fighissima, soprattutto se siete amanti di Gohan, perché lo rivediamo finalmente con il suo outfit classico, viola proprio il suo, che nell'anime non è mai apparso ancora, ricordiamo che i film sono canonici questi nuovi, sia all'anime che al manga, mentre il suo outfit scuro è apparso per quanto riguarda Dragon Ball Super precedentemente solo durante il Torneo del Potere, ma in versione manga, mentre in versione anime ha l'outfit da Mystic Gohan, quello classico, il supremo, che ha fatto il culo a Majin Buu, a Super Buu. Quindi se amate collezionare statue o figure di Dragon Ball in generale, questo è un momento d'oro. È un momento buono per andarle a recuperare. Adesso Marco Donati ci spiegherà la differenza tra figure e statua. Ciao Marco Donati, ciao Marco Santoro, sono Jarvisia, la figlia di Jarvisio. Quindi è una raccomandata. Che raccomandata? Ma questa è una raccomandata, ragazzi. Le intelligenze artificiali me lo non possono avere figli. Che gli ha fatto, allora Foca, questa me la fai lavorare perché è figlia mia. Tipo, no? Tipo così. Quindi già, ecco, vedi, mi fa segno con le pinnette che ok, quindi è sicuramente quello, l'ho scoperto. Vabbè, almeno non ci banna, è stata almeno gentile. No, poi sotto Natale, sai, un tono più dolce non ci dispiace. Comunque, la differenza per tutti voi che andate online a cercare magari su Amazon questo o quel gadget relativo alla vostra serie preferita, la differenza tra statue e figure è che appunto le action figure vuol dire che voi potete comunque metterle in alcune pose tipiche perché sono molto snodate, mentre le statue sono appunto queste belle statue che hanno una posa magari bella, iconica, epica, però appunto stanno lì, come le compri, le poggi, belle, te le guardi così, sempre così, resteranno. Solitamente hanno dettagli molto più elevati. Assolutamente sì. Quindi se parliamo di JoJo, addirittura, proprio visto che siamo in tema JoJo, se scegliete alcune statue, ci sono alcune che sono prodotte dalla Di Molto Bene, che fa ridere perché Araki è un super fan dell'Italia e la linea di statue super dettagliate di JoJo si chiama Di Molto Bene, quindi è bello vedere come tutte queste piccole grandi connessioni si vanno a intersecare una con l'altra. Alla fine ci arrivi, ecco, questa ad esempio della Banpresto è eccezionale, anche questa c'è una di Indul che è magnifica. Sì. Queste quali sono? Aspetta. Queste qui invece sono quelle, alcune statue di JoJo sono state rese acquistabili solamente in Giappone in occasione di alcune lotterie. Quindi anche lì ci sono delle chicche per collezionisti, perché magari qualcuno le rivende in Italia dopo che è riuscito, ha fatto insomma modo e maniera, ha rimediato queste statue eccezionali. C'è anche cioccolata. Cioccolata è un personaggio eccezionale, veramente particolare. Vabbè, ma ne parleremo. Sì, fa parte della quinta serie, invece noi dobbiamo tornare un po' indietro, facciamo un paio di passi indietro e dalla quinta si va alla terza. Prima di continuare, White Album è bellissimo. White Album è fichissimo. Comunque, fichissimo. Prima di continuare, vi aggiorno anche su Sean Austin, l'altro personaggio che stalkeri. Sui social network. Allora, è partito il countdown. Devi sapere che lui è un club di lettura che si chiama il Sean Austin Book Club. Vabbè, so una serie di mitomani parasessuali fissati con lui. Tipo te. Parentesi, è okay. Lui a breve. Parasessuali, senti come suona bene. A breve comincerà la lettura della Compagnia dell'Anello. Tutto lui? Leggeranno lui e i fan, insomma.
però lui sarà, parteciperà attivamente. Se Genji che fanno, esatto, ascolti. Esatto. E quindi stanno facendo il countdown. Invece per i fan di Harry Potter, attenzione, cominciate ad addrizzare le antenne, mm-hmm, perché la reunion è veramente vicinissima. Ci siamo. Sì, sì, e sì. Peraltro, per quanto riguarda i super fan di Harry Potter, è uscito credo l'altro ieri il trailer del nuovo film della saga nuova, che è I segreti di Silente, dove vediamo Mads Mikkelsen. Parliamo anche di questa cosa. Lo stanno bombardando al povero Mads Mikkelsen, mm-hmm, perché dice, come se fosse colpa sua di aver accettato quel lavoro. Johnny Depp non è stato più scritturato all'interno della saga per colpa dell'ex moglie. Per colpa Colpa dell'ex moglie e di tutta una quantità di gente che si è fatta abbindolare e che quindi ha fatto in modo che comunque la Warner Bros. Cercasse di mettere tutto a tacere facendo un recasting per Grindelwald. Tutti. No. No, non può bannarci. No, odiatori, io vi banno tutti. Ah, gli odiatori, sì. Gli odiatori di Johnny Depp. Johnny Depp, che non hanno fatto altro che correre dietro a ogni dichiarazione di Amber Heard, quella che fa Mera all'interno della saga di Aquaman. Quindi, perché da bellissima ragazza, attrice, non lo so, non ma credo psicopatica, quanto, insomma, fino a ma fuori di testa. Tant'è che grazie alle nuove registrazioni che sono venute fuori, è uscito fuori davvero che Johnny Depp non c'entrava niente. Era lei che lo vessava in continuazione. Quindi, comunque, violenza psicologica, davvero insomma una storia brutta assai, che gli ha fatto anche perdere il posto. Comunque Mads sappiate che non c'entra niente. Johnny Depp non finirà sotto un ponte per questa storia. Non vi state a preoccupare, lui è tranquillo, ha fatto delle dichiarazioni in cui ha capito la situazione, ha accettato il fatto di non poter più far parte del cast, ma anche per non mettere in pericolo. È un attore coi controcavoli. Siamo veramente, oltre ad avere un volto veramente particolare, perfetto per quel ruolo. Sì, secondo me. Infatti fa molto spesso i cattivi. L'abbiamo visto anche in 007. Sì, ha fatto un cattivo Royale, clamoroso, cifra eccezionale. Considera che è stato anche visto in Rogue One, dove lì però invece faceva la parte di quello che aiuta comunque in maniera molto massiccia a progettare la Morte Nera, e che poi dà alla figlia i piani per sventarla. E poi sappiamo tutti quello che succede in episodio 4, Una Nuova Speranza. Che bello Star Wars fa tanto Natale. Fa molto Natale. Ci piace guardarlo a Natale. Le abitudini sono quelle, ragazzi. Tra un minuto spariamo il nostro primo pezzo musicale, quindi continuiamo a parlare. Appena ritorniamo, secondo me possiamo cominciare a bomba. Ma sì, li abbiamo scaldati. Abbiamo scaldato l'ambiente. Ragazzi, scriveteci. Signor Foca, possiamo sapere quanti ci stanno seguendo in questo momento? Tra poco avremo l'algoritmo che ci dirà un po' cosa sta accadendo al di là dei microfoni. Assolutamente. Allora, sto vedendo la scaletta musicale che hanno programmato per questa puntata. Bella, bella proprio. Bellissima. Soprattutto la prima canzone, perché la prima canzone c'è una versione di questo video, la trovate su YouTube, se scrivete appunto, dopo saprete il titolo, insieme a Giorgio, Stardust Crusaders e quant'altro, una versione fatta con Dio Brando che appare nel video musicale. Ovviamente sto parlando di quale canzone? Take On Me, pezzo leggendario. Ormai campano solamente con questa canzone i diritti di questo pezzo. Anche perché, se vado a ricordare, non ricordo altri pezzi degli Aha. No, in effetti no. Secondo me è veramente, cioè proprio, come dire, una sorta quando azzecchi proprio la canzone. Sì, cioè della serie, a qualunque età la ascolti, la devi ascoltare tutta. Se la senti per la prima volta o per la centesima volta, c'è sempre lo stesso effetto. È sempre uguale, è bella, sempre meravigliosa, bella, adatta ad ogni situazione. Benissimo. Okay. Allora, vi rinnoviamo ancora l'invito a scriverci per la diretta, perché vogliamo commentare con voi, scambiarci opinioni e fare dei commenti. Il numero è sempre lo stesso, 351-827-1580. Aspettiamo le vostre domande o i vostri commenti e andiamo a incominciare con Stardust Crusaders. Allora, Stardust Crusaders ha la particolarità, innanzitutto rispetto alle prime due parti, di avere finalmente, con buona pace di Araki, che proprio non voleva, ma ovviamente gli editori gli stavano col fiato sul collo, un protagonista giapponese. Eccolo qua, infatti. Alla fine, sempre dagli e ci sono riusciti. Esatto, ci è riuscito. Lui è sempre, ovviamente, facente parte della famiglia Joestar. Il nome Jotaro Kujo, o Jotaro... La
Jotaro, allora, insomma... se lo dici in giapponese è Jotaro, se no Jotaro, Jotaro, insomma... allora, la pronuncia giusta è Jotaro, 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 Jotaro. Però attenzione, perché quando andiamo a avere una nostra, diciamo, italianizzazione di alcuni nomi, potremmo invece sbagliare, perché non sempre quando ci riferiamo al nome giapponese è in realtà il nome vero a livello proprio di pronuncia. Ti faccio un esempio: se tu segui My Hero Academia, cioè All Might, che appunto è un nome inglese di questo supereroe più potente del mondo, però se tu ascolti, parli con l'autore giapponese e tu gli dici: senti, come si chiama questo tizio enorme? E lui ti fa Orumaito. Quindi non è che tu poi devi dire, quando vieni qui in Italia a leggere il manga, ma dovevate chiamarlo Orumaito, no? All Might. All Might. Quindi anche qui attenzione quando si creano diatribe, incazzature varie tra super fan tossici: si chiama Orumaito. No, ragazzi, se in originale, anche in giapponese, comunque è derivativo dall'inglese, si chiama All Might. All punto. Might. Punto e stacce, basta. Comunque, stacce. Questi fantomatici, come posso dire... grandoni del web, sì, 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 sono, come hai detto tu, sono un po' tossici, sono, cioè, ragazzi, sì, fate, sì, meno, sì, fate meno. Alle volte creare una diatriba sul nulla è davvero davvero brutto. La cosa, la questi cosa... intellettuali del web, ecco, esatto, mi è venuto. Sedicenti intellettuali del web, anche perché alla fine io sto notando che tante pagine, anche abbastanza importanti, appena riportano una notizia, quindi parliamo di fatti, non opinioni, sotto ci scrivono: mi raccomando di evitare i flame nei commenti, parliamo tutti pacatamente. Il fatto che tu debba specificare che sotto una notizia vuol dire che ci la... si deve rivolgere che fan... gli uni agli la... altri, esatto, in una maniera educata, secondo me è il fallimento dell'internet inteso come di quel social gruppo, che... sicuramente è il fallimento. Molte, allora, molte pagine non bannano perché hanno paura di perdere seguito, invece una bella, bella scrematura, una bella, per avere... limare, fan, no, limare, puliti e comunque fandom, belli, bello forte. Sì, un fandom comunque che è propositivo, è proattivo, non è che sta lì a dire: oh, ma tu l'hai chiamato Star Platinum invece che Star Platina. Cioè, ci sta, questa cosa è brutta, brutta, brutta. Ad esempio, se noi andiamo a parlare di qualcuno a cui non piace il Giappone, parliamo di Joseph Joestar, il protagonista della parte precedente, quindi di Battle Tendency, che non a caso alla fine della sua avventura, quindi anziano, però sempre in forma grazie alla... Ci stanno ascoltando in 11 in questo momento. Ottimo, ottimo. Adesso che l'ho detto in 9, perché, perché gli siamo andati sulle balle. Gli stai un po' antipatico, però loro sono risaliti. In questo senso, cosa fa Joseph Joestar? Ce l'ha di brutto con il Giappone, perché dice che sua figlia, Holly Joestar, è stata, diciamo, è stata presa e rapita quasi da questo suo amore giapponese, ovvero Sadao Kujo, un musicista jazz giapponese di grande talento. Però a quel punto il povero Joseph, per andare a trovarlo, ogni volta deve prendere l'aereo, e tutti noi sappiamo che gli aerei e Joseph Joestar non vanno proprio d'accordo. Non vanno proprio d'accordo. Il 99% delle volte, fin da quando era ragazzino, che Joseph Joestar è montato su un aereo, quell'aereo è precipitato o comunque l'ha usato per sconfiggere un cavaliere delle tenebre. L'essere supremo. Peraltro, nella scheda di Joseph Joestar c'è anche scritto che il suo sogno è diventare un pilota di aerei. Quindi tu immagina. No, vabbè, allora, raga, è geniale. Adesso basta, andiamo a incominciare. Quindi... allora, cosa c'è? Stardust Crusaders è il nome di questa terza serie, che potrebbe essere tradotto come I Crociati del Firmamento. Sì, perché sì, c'è un motivo molto forte per la scelta di questo titolo. Perché viene introdotto all'interno di questa terza serie un elemento che diventerà un elemento caratteristico proprio di Araki. Eh sì. Il colpo di genio di Araki, il puro, colpo di genio, il puro che, colpo, esatto, di genio che farà decollare oltre le vette le più alte, le vette di JoJo, proprio nell'Olimpo delle opere più grandiose e incredibili di tutti i tempi. È stato considerato da alcuni il fumetto più bello del mondo. Soprattutto perché nel suo essere sperimentale, pionieristico e prendendosi davvero tanti rischi, è riuscito ad andare oltre il velo, oltre il limite dello stereotipo del genere shonen, e diventare sempre più verso comunque la maturità anche di Araki come persona, sempre più al di là del puro meniamo, se facciamo a botte, cioè abbiamo i superpoteri, che bello, che figo, ogni settimana un capitolo dove ci meniamo e basta. Invece no, ha proprio preso a piene mani dalla cultura pop, ma anche dalla cultura classica, ha impreziosito l'opera, ha affrontato temi importanti come il destino, come lo scontro tra due personalità differenti, anche i toni grigi tra le personalità, cioè bello, bello, bello. Guarda, c'ho un amore spropositato per questa saga. Nella sua complessità non è ovviamente esente da errori, ma
nessuno è perfetto, a parte Cars, ovviamente. A parte Cars, che è diventato l'essere perfetto. Allora, la novità, cos'è la novità introdotta in questa terza serie? Abbiamo detto nella prima e nella seconda serie, le onde concentriche erano l'arma principale dei protagonisti meglio sui loro avversari. Quindi, per quanto riguarda Jonathan Joestar contro Dio Brando e i suoi vampiri, oppure per Joseph Joestar contro appunto Vamua, Sidesi e Cars, che erano quelli che hanno creato le maschere di pietra e quindi erano i nemici naturali del genere umano, il quale appunto, imparando la tecnica delle onde concentriche, li combatteva. Nella nuova serie, ambientata nel 1983, veniamo a scoprire l'esistenza di alcune entità che gli esseri umani, ma non solo, scopriremo più avanti, possono emettere, ovvero gli Stand. Che è bellissimo, perché è una sorta di gioco di parole, perché appunto Stand, nel senso qualcosa che resta, che sta, che è a tua difesa, è sempre dalla tua parte, è parte di te ed è l'impersonificazione del tuo spirito, inteso come anche come personalità. Anche se va detto, all'inizio neanche Araki aveva troppo le idee chiare. Infatti, qui dobbiamo essere molto chiari per far capire a chi ancora non lo sa cos'è uno Stand, perché c'è molta confusione. Esatto. Allora, lo Stand, essendo appunto l'emanazione dello spirito... Allora, è bravo. Intanto è l'emanazione dello spirito. È qualcosa che tu hai dentro o dalla nascita, oppure attraverso alcuni eventi può essere scaturito da questi eventi. Può manifestarsi a seguito anche di alcune influenze esterne, o se si rende necessario, perché appunto anche qui entra in gioco il destino, come dicevamo, tanto caro ad Araki il durante destino, il corso che dell'opera. Sarà poi protagonista assoluto all'interno della quarta serie, che è una serie che si baserà esclusivamente sul destino. Anche la quinta in maniera più velata, ma verso il finale però sempre il finale più chiaro, ti farà capire che è tutto legato, è fighissima questa cosa. Allora, gli Stand in questo senso però sono stati un po' capiti male, perché nel primissimo capitolo, quando Joseph Joestar va in Giappone a trovare intanto il nipote, diciamo cosa succede. Il nipote praticamente viene chiamato dalla figlia Holly Joestar, perché Joestar è finito Joseph in galera. Joestar, la terza inizia con Joseph Joestar che sta andando in Giappone. Joseph Joestar, abbiamo detto che ha avuto una figlia. Esatto, Holly Joestar. Che a sua volta ha avuto un figlio quindi Cugio, nipote di Joseph Joestar, Jotaro Kugio. In questo caso il nomignolo di 17 anni. In questo caso il nomignolo, appunto, il soprannome è Jojo, è perché Kugio Jotaro, quindi a quel punto Araki, genialissimo, non ci ha messo Joestar come cognome, però Jotaro comunque nasce con la voglia a forma di stella proprio qui dietro sul trapezio, alle spalle. E quindi, non abbiamo mai detto questo, perché Araki stesso è una cosa che ha tirato fuori proprio in occasione di questa nuova serie, perché poi era il tratto distintivo del corpo di Jonathan, lo verremo a scoprire dopo. Cosa fa in questo senso quindi il buon vecchio Joseph? Chiamato dalla figlia, che si preoccupa per il figlio perché non si comporta tanto bene, addirittura finisce in galera. Esatto, a quanto dice lei è cresciuto come un ragazzo modello, quindi educato, sportivo e tutto quanto, ma ad un certo punto della sua vita è diventato un teppista. In piena adolescenza è diventato quindi una persona un po' il tipico teppista giapponese che va in giro con la divisa scolastica. Esatto, armadio come tutti i membri della famiglia Joseph. Ti pare. E infatti questa è stata una delle critiche mosse alla terza serie. Un 17enne non può avere quel fisico alla Kenshiro, però lui ce l'ha. Però va anche detto che in effetti non è che i geni dell'animazione o i mangaka degli anni 80 erano, come dire, erano avari di muscoli indipendentemente dall'età dei protagonisti. Quindi oggi è un po' troppo facile additare Giorgio di questo difetto. Ma secondo neanche noi me siamo avari è un di musica. Tratto distintivo. No, la musica va. Secondo pezzo, lei è Adele, Rolling in the Deep. Adele è il suo lamento. Ogni volta che sento Adele mi sembra praticamente di sentire un lamento continuo. Mi piace, però dopo un po' mi stufa. Come Giusy Ferreri. No, Giusy Ferreri non esiste. Appunto. Giusy Ferreri è un'invenzione dei complottisti e dei terrapiattisti. È lei che ha causato la pandemia. Andiamo avanti. Giusy Pandemi Ferreri. Vabbè. Dopo questa brutta pagina di alta radiofonia, proseguiamo. Quindi, che succede? La figlia di Joseph lo chiama perché il figlio, essendo finito in galera, non vuole uscire di galera. Una situazione davvero, davvero strana, anche perché sia gli altri detenuti, sia i poliziotti all'interno del, possiamo chiamarlo, commissariato di polizia, non si spiegano come mai la cella di Jotaro sia piena di roba, pur non avendo lui modo di uscire. E quindi anche lì la situazione si fa ancora più strana, ancora più bizzarra.
e Joseph, che non è venuto da solo ma accompagnato da un suo nuovo amico, cerca di indagare, cerca di capire cos'è che è successo al nipote. E diciamo, tra una chiacchiera e l'altra, esce fuori che alle spalle di Jotaro, o di Jotaro appunto, si erge una figura quasi spettrale, leggermente più massiccia di lui, e ce ne vuole, che a detta sua riesce a procurargli un po' la qualunque, come se fosse una sorta di se stesso comandato a distanza, che può addirittura attraversare le pareti e prendere cose. In questo senso fa molto specie il gesto che lui fa allungando una mano. Noi vediamo una seconda mano allungarsi e prendere dalla fondina di un poliziotto una pistola, e lui fa addirittura vedere ai presenti che questo spirito, secondo lui, questo spirito maligno, che secondo lui un po' lo possiede, perché appunto le credenze in Giappone erano quelle, no? C'è uno spirito maligno. Non gli permette neanche di suicidarsi. Lui arriva addirittura a questo gesto incredibile di spararsi alle tempie, ma appena il proiettile esce dalla canna della pistola, due dita spettrali fermano il proiettile istantaneamente con una velocità spaventosa. E non solo, Joseph riesce a vedere questo spirito che tutti gli altri non vedono, ma anche Holly, anche la figlia. E lì Joseph si stranisce un po', perché veniamo a scoprire quindi che gli stand possono essere visti, almeno il 90% delle volte, solo da altre persone che ne possiedono uno, o meglio, che riescono a manifestarlo in modi, sì, in maniere differenti. In questo senso però c'è questa confusione che viene fatta a tutt'oggi con gli stand, che secondo alcuni non sono spiriti, non sono questo, non sono quell'altro, ma sono la manifestazione delle onde concentriche, secondo alcuni. Questo perché Araki all'inizio, sempre per il vecchio concetto di non far sentire spaesati, quindi come se stessero leggendo tutt'altro fumetto i lettori dell'epoca, è comunque un'ipotesi che potrebbe stare in piedi, ha cercato di dare questa continuità, nel senso che l'energia vitale, perché appunto l'energia concentrica faceva questo, no? Comunque curava le ferite, generava la vita e quant'altro. Ok, la tua energia vitale tramite è lo spirito delle onde concentriche. Andando avanti poi scopriremo che questo modo di intendere gli stand era più che altro un'interpretazione di Joseph e di Abdul, che appunto è questo amico egiziano Mohammed Abdul, che lui si porta dietro perché è massimo esperto tra le persone che lui conosce della questione stand, e ne possiede uno anche lui, ovviamente, grazie al quale riescono a convincere Jotaro ad uscire dalla prigione. Quindi fondamentalmente Jotaro non voleva uscire perché aveva paura di far del male, perché durante una rissa precedente, per la quale appunto è finito in galera, lui diceva che non riusciva proprio a controllare questo spirito che picchiava tutti, neanche fosse Bud Spencer all'interno di Altrimenti ci arrabbiamo, quindi schiaffa di nella capanna di paglia. Quindi immagina, in questo scenario ovviamente poi arricchito anche da altre cose, quindi prendono forma questi stand, questa emanazione appunto, che è tanto affascinante quanto difficile da catalogare, perché gli stand non sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali. Immaginate che ci sono stand che all'interno dell'opera seguono il 90% di loro determinate regole, e poi ci sono invece stand che sono completamente fuori da ogni schema e non possono essere incasellati, perché appunto rappresentano davvero tanto la personalità del portatore, alle volte anche una personalità che però è sopita, che neanche il portatore pensa di avere. Lo stesso stand di Jotaro, quando appare, tanto è impassibile lui, tanto più invece è espressivo lo stand. E questo è un perché modo... Le particolarità di Jotaro sono appunto l'essere un grande calcolatore, una freddezza quasi inumana, possiamo dire. È un taglio degli occhi... Non perde mai il controllo. È un taglio degli occhi molto, 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 come dire, sembra un po', infatti Araki l'ha detto, Clint Eastwood. Lui ha detto proprio di essersi ispirato a Clint Eastwood nei modi da duro, da macho, perché appunto negli anni 80 tutti i ragazzi che crescevano, giustamente ha canonicizzato il personaggio, senza ovviamente far passare in secondo piano la caratterizzazione, perché secondo molti questo è uno dei JoJo più piatti, ma in realtà... Ma è uno di quelli che la gente preferisce, che piace di più. Ma anche perché è molto più complesso di quanto si voglia credere, anche perché... L'abbiamo già detto, è un'opera, JoJo, Le bizzarre avventure di JoJo, che non può essere vista o letta in maniera distratta o superficiale. Io dico leggere senza anima. Sì, ti perdi proprio tanto, è come...
come dire, è come andare al Louvre e passare un minuto per stanza. Che ci fai? I tuoi occhi hanno catturato l'insieme, ma non hanno visto in profondità il dettaglio di tutta quella bellezza. Quindi, evitando ovviamente paragoni con opere d'arte dei secoli scorsi, Giorgio merita davvero di essere approfondito. Approfondito, di essere letto con calma, gustatevelo, sì, perché è un'opera incredibile. Abbiamo detto, allora, gli stand non sono tutti uguali, no. Ogni stand ha una particolarità, quindi possiamo definirlo un potere. Un potere, un potere. Per quanto riguarda questa serie, la terza serie, Stardust Crusaders, gli stand all'inizio sono tutti molto fisici. Eh sì, perché era il battle shonen tipico, quindi comunque Araki non voleva, barra non poteva, ma anche lui, mettendo le varie regole all'interno di cosa è uno stand e come funziona, ogni tanto rischiava di cadere comunque in contraddizioni, quindi si è tenuto un po' basso con la sperimentazione fino a un certo punto, perché poi anche nella terza stagione, nella terza serie, appaiono stand davvero particolari, proprio sì, soprattutto verso la fine comincia sì, lui prende un po' più la mano col concetto di stand. Quali sono le caratteristiche degli stand che Araki mette subito in chiaro? Allora, uno stand può essere ferito esclusivamente da un altro stand. Esatto. Non c'è altro modo. Un essere umano non può afferrare o colpire uno stand, tranne rarissimi casi. Non può essere danneggiato, esatto, a meno che non sia proprio la sua peculiarità di essere uno stand tangibile. Durante tutte le 8 serie di JoJo se ne vedono pochissimi. Esatto, sono proprio una rarità. Però ci sono. Però in questo caso non c'è una ripercussione sul corpo del portatore. No, in quel perché non infatti sempre. Un'altra caratteristica è, se lo stand viene ferito, anche il portatore dello stand subisce la stessa ferita. Esattamente. Quindi se viene trafitto uno stand da un altro stand, il portatore muore. Avrà un bel buco nello stomaco, in quel senso. E viceversa, se il portatore viene colpito, anche lo stand viene colpito. E questa è una cosa molto importante, soprattutto per la strategia all'interno dei combattimenti nelle bizzarre avventure di JoJo. Ed è una cosa che passa purtroppo invece sempre, cioè un po' sottovalutata, quanto gli stand davvero o li colpisci con un altro stand oppure non puoi proprio ferirli. Tu immagina che io proprio qualche giorno fa, sotto un video fichissimo sulla terza stagione di, sulla terza serie di JoJo, ho parlato con un ragazzo che era davvero convinto che secondo lui se il dio Brando della prima stagione con i suoi Reaper Stingy Eyes, quindi i fluidi corporei sparati dagli occhi per bucare la qualunque, per uccidere anche Jonathan, avesse colpito Jotaro, l'avrebbe ucciso, perché sarebbero stati così forti da ferire anche Star Platinum. E io giustamente gli dicevo, aspetta, se avesse colpito Jotaro Star Platinum, no, non lo può colpire. Esatto, il vero problema è che secondo lui, dato che sono fisici contro lo stand, che quindi secondo lui era etereo, sarebbero passati attraverso Star Platinum e avrebbero ucciso Jotaro. E addirittura io però gli ho fatto notare che in realtà Star Platinum può deviare proiettili, può colpire, può interagire con le cose fisiche, se no un cazzotto a qualcuno come fa a darglielo? E lui continuava ad asserire che però i fluidi corporei di Dio Brando sparati dagli occhi erano così forti che se anche si fosse indurito Star Platinum per fare da muro, sarebbe stato trafitto e ucciso. Allora, questa è una domanda a cui può rispondere solo Araki, però secondo me no, perché comunque lo No, ma le regole parlano chiaro. Solo uno stand può ferire un altro stand, quindi punto. Cioè, io la vedo anche in questo senso. Se uno stand comandato a distanza, però comunque, non lo so, immagina un attacco atomico, ok? Il mio stand è mio, se lui viene ferito io mi ferisco. Durante l'attacco atomico io che faccio? Però lo posso comandare a distanza e lo faccio stare fuori dalla botola. Semplicemente un attacco, cioè non si fa niente lo stand, perché sono proprio due piani di esistenza differenti. Sì, sono d'accordo. Quindi è proprio è un problema di ordine diverso, è proprio la regola aurea. Solamente uno stand può ferire un altro stand, e quindi piuttosto che attaccarsi ai vari Araki Forgot, no, qua il portatore avrebbe dovuto riportare una ferita, no, lo vediamo ad esempio nell'OV dedicato a Stardust Crusader, quando Kaioken prova a colpire, poi vi diremo anche chi è Kaioken, Dio Brando, e lui lo intercetta in volo. Le ferite che riporta Kaioken sono del cazzotto dello stand, sì, di Dio, non dei vari impatti che poi ha avuto lo stand andando a sbattere contro questa macchina o magari il pavimento, perché di base lui non esiste in quei termini, esiste in modo di frapporsi a altri stand. Quindi lo so che sembra complicato, ma fidatevi, ci sono poche regole che valgono per il 100% degli stand e alcune ovviamente che sono invece super partes. Però ne dobbiamo parlare dopo, perché mi sembra che ci sia una certa... Gli scappè Lucrezia!
Lucrezia, che sarà sicuramente una portatrice di stand. Sono stato al concerto di Scapè. Davvero? Sì. Perfetto, e non frega un cazzo a nessuno! Però è stato fichissimo. Anche Piero Foga c'è stato. No, io penso che invece uno dei concerti più fighi a cui sono stato è stato quello degli Offspring, nei primi anni del 2000. Che band, ragazzi. Sì, che sì. Band. E ancora va duro... Sì, palco, sì, eh? Dexter Holland è tanta roba, gran presenza scenica, grande voce, molto particolare e riconoscibile. Gli Offspring hanno conquistato fin dagli anni 90 e ancora oggi stuole di fan, e spero veramente che arrivi a breve di nuovo la stagione dei concerti un po' più free, magari ricapitano pure in Italia, che non sarebbe Alessio male. Ci fa sapere che è in giro a fare regali e non riesce a sentirci bene. Alessio, ma dove vai a fare i regali all'ultimo? Questi regali si fanno prima. Alessio, i regali si fanno su Amazon, punto. Cioè, c'è poco da fare. Abbiamo proprio giro? Distrutto tutta una tradizione. No, a parte gli scherzi. Beh, prendi anche qualcosa per noi, eh. A noi piace un sacco di roba. Noi siamo contenti. L'indirizzo di web Light TV lo trovi sul sito, non ti preoccupare, accettiamo tutto. Schiacci dona, ci molli un 100 euro a testa e siamo bravo, e s'abbracciamo bravo, per Natale. Bravo Alessio. Comunque Alessio, dato che appunto sei in giro, se ci stai ascoltando anche adesso, poi vai a ricercare questa e le altre puntate dedicate a JoJo se te le sei perse, per quanto riguarda una certa continuità, grazie ai podcast che trovi su weblivetv.it, mi raccomando. Soprattutto leggitelo assolutamente, o guarda l'anime che adesso su Netflix e Crunchyroll trovi tutto. Andando avanti quindi, che succede? Veniamo a scoprire, grazie al nonno di Jotaro, che gli stand non sempre però si manifestano in maniera chiara, non è facile controllarli. Esattamente, a differenza di suo nipote, infatti Mohammed Abdul, il nuovo amico di Joseph Joestar e lo stesso Joseph Joestar, sono in grado di utilizzare lo stand. Quindi anche Joseph Joestar ha acquisito uno stand. Esatto, l'Hermit Purple che si concretizza nella terza serie. Ogni stand è legato a una carta dei tarocchi. Dei tarocchi. Sono 21 arcani maggiori. Esatto. Poi ci sono anche delle cose extra per quando loro si ritroveranno a viaggiare. Vabbè, ne parleremo fino in Egitto, perché una cosa che scopriamo praticamente subito è che gli stand nella famiglia Joestar si sono verificati in risposta a una sorta di richiamo. È successo qualcosa. Esatto, dell'antenato Jonathan, che a quanto pare alla fine della prima stagione sì, era morto, ma Dio Brando no. Quindi ricordiamo, perché questo è il grande ritorno della terza serie. Torna Dio Brando, il cattivo per antonomasia della serie di JoJo. Come torna? In pratica, nella famosa bara con cui Elena Pendleton era riuscita a sopravvivere al naufragio della sua luna di miele, sostanzialmente, c'era un doppio fondo, e poco prima della distruzione totale della nave, Dio Brando, preso il corpo di Jonathan, si era riuscito a nascondere al di sotto di questo doppio fondo. Però poi, una volta che hanno recuperato Elena Pendleton, la bara è sprofondata nelle profondità oceaniche, e Dio Brando è rimasto 100 anni sostanzialmente a girarsi i pollici di Jonathan, e quindi ha dovuto aspettare un peschereccio che totalmente barra, a culo, ha su. Trovato questa bara dopo 100 anni, l'ha issata, e appena hanno aperto la bara, Dio Brando ha fatto un macello. Eh sì, ha fatto un massacro. No! Esatto. Questa è l'ultima cosa che hanno detto i pescatori del peschereccio. Quindi anche qui torna per un attimo l'alone horror, torna quindi Dio Brando, e si scopre che il corpo di Jonathan, praticamente una sorta di risonanza attraverso il secolo che è passato, fa risvegliare gli stand all'interno dei membri della sua famiglia. E purtroppo, è anche qui che capiamo che non sempre è un bene avere uno stand se non sei predisposto a manifestarlo. Però, diciamo, questa cosa succede subito dopo il primo vero scontro che Jotaro ha in classe, a scuola, contro uno dei primi nemici inviati da Dio Brando. Perché cosa succede? Fondamentalmente, non si sa, però noi ve lo diciamo, Dio si stabilisce in Egitto, al Cairo. Sì. E da lì crea una sorta di culto, mm-hmm, dove moltissimi discepoli lo servono e lo riveriscono. Però ci sono anche persone di animo nobile che tutto vorrebbero tranne quello. Però sono affascinate
dal suo carisma, perché comunque Dio Brand è molto carismatico. Esatto. È una sorta di... È di santone. Sì, una sorta di santone. In questo senso poi c'è una terza parte di persone che sono davvero forti, lui le va a prendere, però veramente come anche Abdul, appunto l'amico di Joseph Joestar, che non vuole assolutamente far parte del suo esercito, e Dio Brand utilizza... Perché ne riconosce l'enorme cattiveria. Esatto, e Dio Brand cosa fa? Utilizza i suoi poteri di vampiro tramite dei germogli di carne, sentite che schifezza, che si ficcano all'interno del cervello e che sporgono dall'attaccatura dei capelli dalla fronte del povero malcapitato, e quindi tu vieni praticamente pilotato da Dio Brando, quindi riesci a controllarti. Immaginate una sorta di Majin Vegeta con il mago Babidi che lo controlla, però senza la capacità di Vegeta di frapporre il proprio orgoglio e quindi fermare la propria mano contro chi non dice lui. In questo senso quindi noi incontriamo subito il primo dei nemici di Jotaro, che appunto è Noriaki Kakyoin, portatore dello stand della carta dei trocchi del Gerofante, che però agisce suo malgrado, lui non vorrebbe, però ormai ha il germoglio di carne impiantato. E qui, durante il combattimento, che ovviamente riesce a vincere Jotaro, perché ovviamente lui è l'eroe, qui capiamo bene anche un'altra caratteristica degli stand, sì, che non si possono allontanare tutti della stessa distanza dal portatore. Ad esempio Star Platinum, che è lo stand a corto raggio di Jotaro, è a corto raggio, e la carta che lo rappresenta è la stella dei tarocchi, è a corto raggio, ma è molto molto forte fisicamente, infatti da raffiche di pugni veramente molto importanti, possono spaccare il granito senza sforzo. Una forza talmente tanto elevata che durante l'avventura si scoprirà essere in grado anche di fermare praticamente, non so, un'auto in corsa, un camion in corsa e quant'altro. Però ha la pecca di non allontanarsi non più di 3 metri, quanto? Tra i 2 e i 3 metri, 2-3 metri da Jotaro, mentre lo stand di Kakyoin Può allontanarsi molti molti metri. È una particolare di questo stand, che riesce a entrare almeno all'inizio all'interno delle persone e a possederle, sì, e a sfibrarsi, come possiamo dire, come se fosse una sorta di gomitolo tenuto insieme dalla forma di stand, che poi può sbrogliarsi. Ha un colpo molto importante che si chiama Emerald Splash, che bellissimo. È una smitragliata di smeraldi stand. Molto, molto particolare, infatti, in questo combattimento è tutto ciò che accade, però serve anche a spiegarci meglio come è fatto Jotaro, perché mentre prima ci è stato presentato come un ragazzo freddo che non gliene frega niente se non di se stesso, appena vede che comunque sia un comportamento diverso da quello che si aspetta, lui sente una sorta di empatia con Kakyoin, addirittura arriva a rischiare la sua vita per cercare di liberarlo da questo germoglio di carne, tant'è che proprio Kakyoin gli dice: ma che stai facendo? Cioè, tu stai rischiando la tua vita, io ti ho attaccato. Questo ci fa capire che dietro, appunto, lo sguardo proprio, insomma, da duro, i modi di fare un po' truce del truce Jotaro, c'è una personalità che comunque riconosce l'amicizia, la lealtà. La cosa bella è che andando avanti poi in quella che è appunto una storia, è un viaggio, è quasi come un road movie, ci sarà una bella evoluzione nei comportamenti di Jotaro, che laddove all'inizio è soltanto una statua di sale secondo alcuni, invece si sviscererà davvero ogni parte della sua personalità. Quindi è un personaggio che si evolve all'interno della saga, e Kakyoin si rivelerà fin da subito essere un acquisto del gruppo di eroi davvero importante. Assolutamente, infatti lo stand, abbiamo detto, della figlia di Joseph, Holly, si manifesta ma in maniera maligna, quindi tende a sopraffare Holly e la sta facendo morire. L'unico modo, a detta di Abdul e Joestar, di non far morire la figlia è uccidere Dio Brando, perché è colui che ha risvegliato lo stand della figlia. Sì, perché nel momento in cui il corpo di Jonathan cessa di esistere, se loro riescono a uccidere Dio Brando, la risonanza con Holly cesserà e quindi lei avrà salvato la vita. In tutto questo Dio Brando vuole assolutamente tagliare di netto i ponti con la famiglia Joestar e quindi ucciderne tutti i membri una volta per tutte, e quindi attraverso lo stand di Joseph, Hermit Parper, quindi l'eremita, basato sulla carta dell'eremita, che sono una sorta di rovi, sì, un groviglio di rovi attraverso dall'avambraccio in poi, dall'avambraccio, che hanno diversi poteri e possono anche scaturire onde concentriche, riesce a vedere la sagoma di Dio Brando con una macchina fotografica nel suo palazzo, ma allo stesso tempo anche Dio
lo vede. Il corpo di Jonathan reagisce alla presenza comunque del, diciamo, dello sguardo del nipote, del vecchio Joseph, che lo guarda attraverso questa sorta di potere particolare. Per Kermit Purple cosa fa? Interagendo con alcune apparecchiature elettroniche riesce a proiettare immagini da altri posti, o addirittura fare delle, chiamiamole, fotografie psichiche, se vogliamo. In quel senso, però, allo stesso modo, come io guardo te, cioè come tu guardi me, io guardo te. Questa, secondo me, è una bella metafora del se guardi troppo l'abisso, è l'abisso che guarda te. Dio Brando, in questo senso, è proprio l'abisso, perché fino all'ultimo capitolo, in cui ci sarà la battaglia finale, non lo vedremo mai in volto. Mai. Questa cosa è fighissima. Tant'è vero che in tutte le interazioni, anche dei videogiochi, Dio Brando molto spesso viene rappresentato in due versioni: o quello classico, appunto Shadow Dio, perché è sempre, sempre avvolto col volto oscurato. Esatto, da questa ombra perenne. Purtroppo però che succede? Che siccome il caro Dio Brando non è che è esattamente dietro l'angolo, c'è da viaggiare fino in Egitto, e al quindi, Cairo. E quindi Jotaro, Joseph, Kakyoin e Abdul partono alla volta del Cairo. Che figata, che figata. E che fanno? Prendono l'aereo. È giusto. Brutta mossa, perché chi c'è nel gruppo? Joseph. E quindi sappiamo che per tutta una serie di cose, se Joseph monta su un aereo 9 su 10, come abbiamo detto prima, l'aereo cade. E che succede? Succede che il primo vero nemico, che è davvero cattivo, 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 decide di dar retta agli ordini di Dio Brando, di sua spontanea volontà, e attacca non soltanto loro, ma la maggior parte anche dei passeggeri del volo. Arrivando a fare una carneficina. Esatto, non guarda in faccia a nessuno, no. Non guarda chi colpisce. Lo stand è quello della torre. Ed è fondamentalmente è un coleottero. Una sorta di coleottero scarabeo, che ha delle ganasce terribili, dal cui centro poi si spara una sorta di enorme, non so se è corretto dire arpione, però c'è quest'arma centrale che può bucare la qualunque, anche a grande distanza. Ora, qual è la difficoltà? Questa è un'altra cosa importante che ci spiega Raki all'interno di questo combattimento. Non si sa chi è il portatore, non è che brilla di una luce particolare, potrebbe essere chiunque a comandare lo stand. Esatto. E in un aereo con tanti passeggeri non è facile capirlo, anche perché capiamo immediatamente che lo stand della torre ha un range molto, molto ampio e una velocità veramente estrema. Pazzesca, pazzesca. E la cosa bella è che Araki ci presenta all'inizio Star Platinum come probabilmente lo stand più veloce del creato. E quindi vedere subito, cioè l'autore ci mette subito in contrapposizione a uno stand ancora più veloce, quindi c'è tutto questo crescendo, e a risolvere la questione non è Star Platinum che prova a intercettarlo, ma neanche lui ce la fa, ma è proprio grazie alla strategia di Kakyoin, che nel momento in cui il suo stand può dipanarsi in ogni direzione, scopriamo che crea specie una sorta di ragnatela per questo stand. E questo ci fa capire che negli stand non è che se lo stand A è più forte dello stand B automaticamente vincerà, ci vuole anche tanta strategia. Infatti gli scontri sono sempre caratterizzati da una strategia molto strana. Beh, ad Araki piace tanto. E intanto ripiombiamo negli anni 90-2000 con gli articoli 31, la fidanzata. E via, 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 torniamo. Via, 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 via. Torniamo quindi in aria su questo bel aereo che trova quindi il primo vero nemico, cattivo, cattivo, cattivo. Si scopre peraltro che questo qui non è uno che è diventato un portatore di stand per caso, ma è proprio uno che ci è nato e gli piace fare le stragi. Quindi è bello perché Araki in questo senso ci fa anche capire che non è detto che chiunque ha uno stand, a meno che non si chiami Dio Brando, sia per forza una brava persona. E questo va anche in antitesi. Dio Brando non è una brava persona. No, cioè che non è, cioè lui perché c'ha lo stand, però è Dio Brando quindi è cattivo. Però è come a dire, ok, però se tu c'hai lo stand di base sei buono. No, è mica l'armatura di Atena. No, però il vero problema è che spesso negli anime e nei manga veniva fatto passare il fatto che tu hai questo potere perché sei meritevole. Te lo sai meritare. Esatto, invece no, tutti potenzialmente appunto possono essere portatori di stand, anche teste di cazzo. Quindi come in questo caso appunto anche assassini. Anche assassini. E nel momento stesso in cui loro combattono per la prima volta contro un vero portatore di stand cattivo, 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 capiscono che non sarà assolutamente una cosa facile. E a quel punto mi sembra che a quel punto che decidono di viaggiare per mare. Sì. Anche perché l'aereo deve ammarare. Esatto, esatto, esatto. E vengono soccorsi da questo capitano un po' particolare. Sì. Che all'inizio sembra quasi, diciamo, scontato che sia il cattivo. Poi però ci girano intorno talmente tanto che quando si rivela essere davvero il nemico del capitolo,
è come lo scoprono che mi fa troppo ridere, quando praticamente lo gabbano facilmente, che dicono: ah no, perché si dice che è una certa condizione, un portatore di stand lo si riconosce perché gli sanguina il naso. Cioè, lui so che immediatamente ma tutti se lo controllano, pure lui, e lo gabbano super super facile, e si scopre che è il portatore dello stand della luna. Che figata, che è uno stand acquatico, infatti. Dark Side of the Moon, uno dei pochissimi è l'album dei Pink Floyd. C'hai ragione col fatto che Araki è un amante della musica, li ho confusi. E Dark Blue Moon, che è appunto uno dei pochissimi stand acquatici, che peraltro si rivela essere davvero davvero letale, e anche qui però riusciamo a capire quanto Jotaro non solo c'ha veramente gli attributi, ma è disposto. Sulla nave conosciamo anche un altro personaggio che per un po' farà parte, la ragazzina, del gruppo. Esatto, sì. Anche se la ragazzina è uno di quei personaggi che secondo me Araki aveva intenzione di sviluppare. E poi però l'ha allevato. Probabilmente gli snodi... Ti dà proprio quel senso lì. Sì, gli snodi narrativi evidentemente si stavano facendo un po' gli intrecci un po' troppo complicati. Anche lui, per poter ovviamente consegnare un capitolo a settimana, non ce l'ha fatta e ha letteralmente fatto sparire il personaggio tra un capitolo e l'altro. Però la cosa bella del viaggio in nave che fanno loro è che quando poi riescono a sconfiggere il portatore del Dark Blue Moon, arriva quello che secondo me è lo stand più assurdo di questa stagione, ma proprio assurdo, che è lo stand della forza. Esatto. Che è fichissimo, perché in pratica loro, nel momento in cui hanno bisogno di un aiuto, arriva questa enorme nave, gli dà una mano, però noi scopriamo che non è soltanto Dark Blue Moon il nemico in quel caso, ma la nave stessa ha al suo interno un personaggio molto particolare. Ma è la stessa nave? Mi sembra proprio di sì, non vorrei dire castroneria, no, ma non mi sembra. Vado proprio a... Ah no, è vero, c'è ragione, è la nave che li soccorre dopo il naufragio, giusto. Che quando loro vengono aiutati sono tutti contenti, però poi piano piano scoprono che la nave ha delle particolarità, soprattutto per quanto riguarda l'equipaggio. Inoltre... Che non c'è. Inoltre, al suo interno, dentro una gabbia, c'è un enorme orangotango che però ha dei modi di fare altamente peculiari. Come fosse un essere umano, lo trovano magari a fantasticare su delle riviste erotiche, sì, è fantastico. A fare gesti allusivi, addirittura si mette a sbirciare la ragazzina quando si fa la doccia, fosse un pedofilo. E la cosa fighissima è che si scopre che il portatore dello stand della forza, della carta della forza, è proprio l'orangotango. È proprio lui, quindi. Ci dice Araki, anche gli animali possono essere portati, animali di un'intelligenza molto elevata. Ne vedremo diversi nel corso di questa serie. E qui vediamo quindi uno scontro che però avviene proprio contro la nave, perché è talmente tanto grande il potere psichico, praticamente il potere di esternare la propria volontà di questo orangotango, di praticamente proiettare un'enorme nave. E lui si veste da capitano. C'è anche la pipa, è geniale. Sì, sì. E, secondo alcune fonti online, la metafora di questo stand è volta proprio al fatto che normalmente negli zoo la tua libertà, comunque ti viene privato della libertà, vivi dietro una gabbia, mentre proprio un animale che sembra che debba vivere in gabbia invece è libero di andare per mare. Quindi proprio la libertà più sconfinata, essendo fatto il nostro pianeta per la maggior parte di acqua. Ad affrontarlo sarà Jotaro in una battaglia alla fine neanche troppo lunga. No, però spassosa. E Jotaro si vedrà costretto alla fine a uccidere l'animale perché è troppo pericoloso. Troppo pericoloso, perché il potere della forza è il fatto che lui, proprio l'orangotango, può manipolare la realtà della nave a suo vantaggio, addirittura andando a modificarne la forma e creare armi dal nulla, come se tu fossi dentro un sogno, e tutto ciò che è intorno può essere manipolato liberamente dal portatore di stand. In questo caso l'orangotango, quindi non c'è stato altro modo purtroppo per Jotaro di dover ricorrere, insomma. Perché dice: tu sei un animale che ha varcato la soglia, esatto, della natura, e ti sei macchiato di enormi peccati, perché sei consapevole del male che fai, mentre gli animali sono sempre innocenti. Era talmente intelligente, quindi conscio del male che faceva, che si meritava, secondo Jotaro, appunto la fine ultima. E quindi anche qui, e quindi fondamentalmente lo fracca di botte. Mamma mia, gliene da veramente tante. È anche una delle sequenze animate meglio, secondo me, per quanto riguarda l'OAV, perché nell'anime ovviamente è riportato, la David Production lo ha animato davvero davvero bene, però l'OAV in questa parte
secondo me è superiore come qualità di animazione, perché pur essendo comunque prodotto anni e anni prima, i fondi che vai a mettere in un V di poche puntate sono ovviamente più alti. E poi mi sembra che dopo loro incontrano un certo francese. Mi sembra di sì, ristorante. Al ristorante, perché loro viaggiando piano piano, andando avanti tra aerei che precipitano, navi che naufragano, dai e dai, si ritrovano davanti al ristorante a un personaggio un po' particolare, che all'inizio sembra quasi amichevole, perché si mette lì, mangia con loro, ordina e si fa il simpaticone. Però anche qui capiamo che, come dire, che non sempre quello che vediamo è ciò che, cioè, quello che ci aspettiamo, e poi quello che ciò che accade nelle bizzarre avventure di Giorgio. E finalmente vediamo combattere in maniera seria Abdol, perché il combattimento in questo senso, come ogni battle show, esatto, come ogni battle show che si rispetti, tutto il gruppo serve al combattimento, e veniamo a scoprire che questo personaggio, questo francese di nome Jean-Pierre Polnareff, è capace di proiettare questa sorta di cavaliere con un fioretto veramente veloce, letale, e la sua lama è in grado, uno stand spadaccino. Esatto, è in grado addirittura di tagliare le fiamme. E abbiamo detto lo stand di Abdul. Ah, giusto, lo stand di Abdul è il mago che lui chiama The Magician Red, appunto il mago rosso. La forma è quella praticamente di un enorme uomo uccello. Fiammeggiante, fighissimo e potentissimo. Peraltro la personalità di Abdul sarà una di quelle che si evolve maggiormente, perché all'inizio sembra un personaggio tutto serioso, poi vedremo piano piano essere anche abbastanza simpaticone. Si rilassa un po'. E questa battaglia contro Polnareff ci fa anche capire quanto sia importante ai fini della trama elevarsi, non essere soltanto una persona che combatte e basta, ma anche capire i meriti anche del nemico. Perché quando ovviamente i nostri vincono, in questo caso Abdul vince contro Polnareff, gli dà comunque la possibilità, dato che ormai è avvolto dalle fiamme Polnareff, di togliersi la vita velocemente con un coltello, ma in quel momento Polnareff potrebbe addirittura lanciare il coltello alle spalle di Abdul e ucciderlo, però lui decide di morire con onore, nonostante avesse impiantato nel cervello il germoglio di carne di Dio Brando. Quindi lì Polnareff fa questo gesto, e Abdul riconosce una personalità talmente tanto nobile che non può essere perduta, e quindi lo spenge le fiamme e chiede a Jotaro, spegne le fiamme. Comunque ho fatto una ricerca una volta su questa storia, lo sai che secondo la famosa crusca si può dire in tutti e due i modi, perché troppi ignoranti dicono la stessa non cosa. Vai avanti, in questo senso. Quindi Abdul fa in modo di salvare Polnareff, perché chiede a Jotaro di intervenire e di sottrargli di nuovo il germoglio di carne. In questo modo di nuovo il gruppo ottiene un nuovo alleato, e si scopre che lui ha un obiettivo: trovare l'assassino della sorella. Esatto, perché quando la sorella, loro abitavano a Parigi, quando la sorella una notte scompare, lui viene a sapere che è stata uccisa da un portatore di stand che ha due mani sinistre. Attenzione, non è che lo stand ha due mani sinistre, è proprio l'essere umano. Il portatore ha due mani sinistre. Nasce con questa deformazione, e lui a un certo punto chiede anche al vecchio Joseph di mostrargli la sua mano meccanica, perché appunto ce l'ha data da un guanto, non può saperlo, per capire come mai lui nascondesse il proprio arto. Esatto. E lui gli spiega: no, questa qui è una vecchia ferita di guerra. Ho perso la mano. E intanto arrivano gli ABBA con Take a Chance on Me. E gli ABBA direttamente. ABBA. Che dobbiamo dire agli ABBA? Ci hanno fatto anche un bel musical, nonostante io, lo sai, non amo tantissime musical. Mamma mia, bellissimo, con una favolosa Meryl Streep. E se vi capita, andatelo a vedere anche dal vivo, perché è una cosa magnifica. Io l'ho visto ad Ostia Antica, sì, all'Arena. Clamoroso, c'è questa casa che gira, cambia, si trasforma, è una cosa incredibile. Le canzoni sono tutte dal vivo, ragazzi, è un'esperienza pazzesca. Tanta roba. Facciamo una piccola precisazione, però, dato che prima abbiamo raccontato un po' velocemente gli eventi, facciamo il punto sul fatto di quando i nostri eroi incontrano Jean-Pierre Polnareff. In realtà, quando loro si imbarcano a Hong Kong, è proprio lì che incontrano il turista, appunto, che dice di essere un turista francese. Dopodiché si imbarcano e tutto quanto, succede il casino, la battaglia, bla 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 bla, e arrivano, finita la storia, diciamo, sulle navi, al porto di Singapore, dopo che Polnareff però è già diventato uno dei protagonisti. E proprio nell'albergo a Singapore, dove loro trovano riparo, avviene il primo vero combattimento di Polnareff,
nei panni appunto di uno dei buoni, dei facenti parte del gruppo dei Crusaders, ovvero contro Devo il Maledetto, portatore dello stand del diavolo. Del diavolo, che è fighissimo perché in pratica vuole essere una sorta di citazione praticamente a Chucky, la bambola assassina. Sì, fondamentalmente il diavolo è in grado di entrare in un oggetto e di animarlo. E lui usa questa bambola terrificante per uccidere le sue vittime. Lui ha una particolarità, per scaturire lo stand del diavolo lui deve veramente provare tanto odio per il suo avversario, infatti deve essere lui massacrato, sì, fondamentalmente. Sì, sì. E quando Polnareff alza la mano, o meglio la spada, e comincia a ferirlo, è convinto di essere in vantaggio, ma in realtà non fa altro che dare il vigore che serve al portatore per proiettare lo stand, che per noi italiani è fighissimo perché lo vediamo in una emanazione che ricorda un feticcio, una statua particolare che molto spesso troviamo in Sardegna. È vero. E questa cosa sì, sì, è ancora una volta... Penso che si sia ispirato a Araki, sinonimo... proprio alla cultura sarda. Esatto. Per fare il diavolo. Sinonimo appunto del suo amore per l'Italia. Ovviamente questo ci dice che ha fatto uno studio approfondito anche soltanto per un'immagine che vediamo per un istante, perché dopodiché lo stand viene sempre di più identificato proprio nella bambola. Con questa bambola. Quindi quell'emanazione poi diventa veramente una cosa terribile con cui Polnareff deve fare i conti. È uno dei combattimenti più cruenti della, diciamo, di questa prima parte di Stardust Crusaders. Sì, perché la bambola non si fa parlare dietro, no. Insomma, usa un rasoio e... Una cosa terribile, praticamente sminuzza, taglia, fa. E qui capiamo una cosa particolare. È uno stand tangibile. È uno stand, perché esatto. La bambola è un oggetto. Può essere colpito, però nel momento in cui Polnareff viene assalito, lui si va a riparare sotto il letto e per capire dov'è la bambola, da dove attaccherà, frantuma appunto degli specchi e punti dei vetri per cercare nel riflesso di capire dove. Questo stand è particolare perché colpendo la bambola non danneggi comunque il portatore. Esatto, perché come vuole appunto essere una sorta di metafora della possessione del diavolo, del demonio, è solamente un ricettacolo, è solamente un corpo preso appunto da questo spirito della carta del diavolo, appunto dei tarocchi, e quindi Devo il Maledetto è proprio maledetto perché bisogna fare davvero carte false per riuscire a danneggiarlo. E quando Polnareff, e qui capiamo anche questa particolarità, cerca di capire da dove verrà il prossimo attacco, perché lui è sotto questo letto, succede all'interno di un albergo, una stanza d'albergo. Sì, esatto. Lui utilizza questo specchio, questo frammento dello specchio, per vedere il riflesso e capire da dove arriverà il colpo. Questo ci fa però capire che Silver Chariot, pur avendo gli occhi, in realtà è puro design. Non è che se Silver Chariot esce e guarda a destra e a sinistra, ciò che vedrà Silver Chariot è ciò che vede il portatore. Però alcuni stand lo fanno. Alcuni stand possono riportare... Soprattutto quelli a lunga distanza. Esatto, possono riportare informazioni. Quindi questo è un altro... È un'altra tecnica di quella che io appunto l'amo tantissimo, della show don't tell, cioè te lo faccio vedere, non te lo dico chiaramente che il suo stand ha questo limite, cioè è fortissimo in uno contro uno, Silver Chariot, appunto lo stand della carta del carro, prima non l'abbiamo detto, però ha questo limite, cioè il portatore deve poter vedere, perché peraltro il portatore ha una mira infallibile, lo vediamo proprio nel combattimento contro Abdul, quando riesce a inanellare una serie di monete tra una fiammella e l'altra. Quella spada è molto precisa. Sì. Poi ovviamente anche il buon Devo il Maledetto fa la fine che merita e quindi viene sforacchiato alla grande. Sì, viene trovato nel bagno dell'albergo, come insomma, un colabrodo, maciullato. Un colabrodo. E qui le cose si fanno serie, perché poi ci avviciniamo sempre di più al, come dire, al, non so se è proprio in questa parte che manca davvero poco all'arrivo poi in Egitto. Perché credo che sia qui che poi cominciano ad arrivare gli stand, quelli un po' più particolari. Sì, allora, secondo me non facciamo in tempo oggi a parlare di tutta la terza serie, perché manca ancora parecchio. Accidenti, ma sono le 7:15. Esatto. Wow. Perché è fondamentalmente un inanellamento di scontri uno dietro l'altro. Eh sì, considera che infatti peraltro lo scontro successivo è anche uno di quelli più complicati, perché mette un po' la pulce nell'orecchio all'idea di avere un nemico tra gli alleati. Mm. Quindi qualcuno che si finge qualcun altro. E qui anche c'è un modo di Araki di raccontare una battaglia fuori dagli schemi, quindi non soltanto a cazzotti o a spadate.
ed è molto molto particolare. Ma la temperanza? Bravissimo. Ah, Yellow Temperance. Peraltro, una di quelle battaglie che hanno generato più meme, come dicono. Perché Do you understand? Oppure quando Kaguyin prende il prende la ciliegia, si chiama bravissimo la ciliegia, e con la lingua comincia a fare se la fa girare sulla lingua. Se andate su YouTube e cercate appunto il meme di Kaguyin che fa è forte, perché l'hanno tipo remixato in l'hanno messo anche nel videogioco. Tu lo puoi fare, puoi fare il taunt. Esatto, ragazzi, il videogioco, soprattutto il videogioco sulla PlayStation 1, sul Dreamcast e sul PlayStation Network della PlayStation 3, è il picchiaduro della Capcom, secondo me mai meglio fatto su un anime o comunque su un manga, perché all'epoca l'anime non c'era. Ed è bello perché ci sono tantissimi personaggi della terza serie, più un bonus, cioè il giovane Joseph Joestar dalla seconda serie. Questo perché come abbiamo detto all'inizio, la stragrande maggioranza degli stand della terza stagione, della terza serie, si prestano a combattimenti vecchio stile, quindi cazzotti, spadate e quant'altro, quindi a un picchiaduro uno contro uno in 2D si prestano molto molto bene. No, si prestano davvero tanto. E la particolarità della temperanza qual è? È fare in modo di appunto manipolare la propria immagine e fingersi qualcun altro. E non so se ti ricordi chi diventa appunto la temperanza. Diventa Kaguyin. Esatto. Che proprio perché Kaguyin era uno di quelli... Lo stato della temperanza è una sorta di blob. Sì. Che avvolge il portatore e gli dà la sembianza di qualcun altro. Sì, esatto. E lo stand della temperanza è proprio odioso. Cioè, il portatore è odioso, è arrogante. È odioso, è arrogante, e per darsi energia, mi ricordo, consuma anche animali. Le aragoste. Sì. Cioè, che schifo. Cioè, no, che schifo le aragoste, per carità di Dio. Però quell'immagine è molto gore. Cioè, lì vediamo quanto Araki comunque ce l'ha il piglio, no? Per le cose un po' splatter, un po'... Beh, lo capiremo meglio quando farà se stesso all'interno della quarta serie, un personaggio iconico. Della quarta serie di Giorgio. Mamma mia, terribile. E in effetti questo è uno dei combattimenti un po' più strani, perché non mi ricordo esattamente a che punto, ma quando scoprono che lui è appunto il vero nemico, Jotaro va su tutte le furie e gli fa di un male, di una cosa terribile. Cioè è una delle pagine più violente che possiamo leggere su Giorgio, decisamente. Quella è quando combatte con l'innamorato. Sì. Mamma mia. Però prima dell'innamorato, dopo che hanno risolto la faccenda degli Yellow Temperance, è divertente perché lo stesso Kaguyin, mi ricordo, quello vero, pur avendo risolto la questione, ricomincia a fare lui con la lingua e quindi lì è Araki che gioca un po' con il lettore, che è una delle cose che gli piace di più fare, secondo me. E poi succede una cosa particolare nel capitolo successivo, dopo che si tolgono di mezzo, non senza tante difficoltà, Yellow Temperance. Cosa succede? Succede che abbiamo il primo scontro che vede i nemici agire in combo. Cioè lì capiamo come alcuni stand possono avere una sinergia per funzionare al meglio. Perché appunto gli stand, come abbiamo detto all'inizio, quando è arrivato la torre, quindi questo coleottero fortissimo, sconfitto grazie alla strategia, ci sono anche portatori di stand che capiscono che da soli sono forti, ma non così forti, oppure possono essere addirittura davvero determinanti se accoppiati a un altro portatore di stand. E lo sanno benissimo gli antagonisti del capitolo successivo, che pungeranno sul vivo proprio Polnareff, perché scopriremo chi è che si è macchiato dell'omicidio di sua sorella. Uno dei due. Gli stand sono quello dell'imperatore e dell'appeso. Ne parliamo tra pochissimo, dopo King of My Castle dei 1-2 Project. Questo sound anni 90 che ci piace, ci questa piace. Questa canzone mi ha accompagnato proprio nella mia adolescenza. MTV la mandava in continuazione, era veramente veramente una figata. Una di quelle canzoni che, cioè, non lo sai perché hanno avuto successo. Perché è sempre uguale. Cioè, sempre uguale. Però te la ricordi. Evidentemente all'epoca c'era il pubblico giusto, quindi non c'erano gli algoritmi di Facebook, ma sapevano come procacciarsi i fan. Esattamente come sapeva farlo Araki, e lo sa fare tuttora, però soprattutto all'epoca, perché la terza serie è quella che viene un po' più riconosciuta, probabilmente anche mio nonno, che se
se gli dicevo all'epoca, ah no, perché Jotaro, ah Jotaro, sì, sì, è quello di Giorgio. Non parlava così. No, non parlava così mio nonno. Yeah, yeah. Perdonami. E, quindi cosa fa Raghi? Yo, tra l'altro Claudia è tornata con noi, l'hai detto, siamo felicetti. Siamo contenti, siamo contentini. Quindi Araki che fa? Proprio per tenere alta l'attenzione presenta il primo combattimento di coppia per quanto riguarda i nemici dei nostri eroi, e riesce anche a farci capire quanto Polnareff, per quanto sia sostanzialmente un cazzone, non ha mai dimenticato la sua missione principale, esatto. Ovvero mi devo vendicare di Dio Brando, ma soprattutto devo assolutamente uccidere l'assassino di mia sorella. E dato che Dio Brando sa benissimo come pungerlo sul vivo, glielo presenta, cioè, o meglio, il nemico in quel caso si fa vedere da Polnareff, riflesso in uno specchio, lui si gira pronto a colpirlo, ma dietro di lui non c'è niente, non c'è nessuno. Eppure se lui guarda il riflesso, questo nemico è ben presente. E qui arriviamo quindi a scoprire quelli che sono gli stand un po' più particolari, degli stand che comunque hanno bisogno di un po' più di ragionamento per essere... Lo stand dell'appeso è in grado di colpire l'immagine della vittima, riflesso, all'interno, sì, dei riflessi. Che figata, praticamente ogni superficie riflettente può essere per lui una finestra d'azione contro chi appunto è riflesso in questa superficie. Ed è fighissimo però vedere anche il rapporto che cambia istantaneamente tra Polnareff e i suoi alleati appena si rende conto, controllando bene nei suoi ricordi l'immagine di quell'istante che vede il riflesso del proprio nemico, che quel nemico ha davvero, è proprio lui, ha due mani sinistre. Sì, è lui. E in questo senso, qui invece c'è una ragazza che Piero Foca ci mette a PC, che non ha due mani sinistre, ma tutto il resto va bene. Quindi ora mi sono perso, perché ho visto questa cosa, mi ha tipo destabilizzato. Allora, trova finalmente l'assassino di sua sorella, che non è da solo, sta lottando in tandem con una trappola ben congeniata. Esatto, proprio esatto. Insieme a un altro portatore di stand, un personaggio che Araki caratterizzerà molto bene, si chiama Hall Horse, il portatore dello stand dell'imperatore, che altro non è che una pistola stand. E anche qui, quindi, subito un'altra particolarità. Non è detto, perché fino a poco prima, a parte alcune rare eccezioni, ci si aspettava sempre uno stand dalle sembianze antropomorfe, comunque braccia, gambe, un corpo, una testa. Sì, abbiamo visto una nave, abbiamo visto una sorta di diavolo che può entrare nei corpi. Ma lo stand può essere anche piccolo, però come una pistola. È un'arma, questa cosa, esatto. È fighissima. È un'arma. Quindi... è uno stand arma che, una volta che ha sparato i suoi proiettili stand, è in grado di indirizzarli come vuole. Esatto, perché anche il proiettile che parte è esso stesso parte dello stand, e quindi il portatore può veicolarlo come più gli aggrada. In questo modo però ci fanno capire come pungere sul vivo Polnareff, che è sostanzialmente una testa calda, sia una strategia ottima, perché la prima cosa che fa il genio è staccarsi dal gruppo per attaccare in solitaria appunto lo stand. Infatti il piano era uccidere lui inizialmente, per poi concentrarsi sugli altri. Lo stand l'appeso in questo senso, perché appunto mentre il saggio Abdul... Perfetto per un omicidio silenzioso. E Abdul glielo dice a Polnareff, è ciò che vogliono, non è detto che questo sia il nemico che tu ti aspetti. Però Polnareff appunto... Preso testa dalla calda, situazione, litiga con Abdul... e corre insomma a cercare di vendicare sua sorella. E in quel momento appunto scopriamo che la trappola funziona, e sostanzialmente Polnareff, quando si trova a combattere contro Hall Horse, che per chi non lo sapesse immaginatevelo come una sorta di cowboy moderno. Sì, esatto. Con la pistola e tutto, il cappello, no? la sigaretta, molto, molto cool, molto fico. E l'altro è proprio un relitto umano. Mamma mia, l'altro è tipo un barbone. No, è la presa in giro della parodia di un barbone a Termini. Cioè una cosa del genere. Sì, è un rifiuto umano, una merda umana. Una cosa terribile, proprio come si presenta. E lo stand è davvero strano. Una sorta di mummia con il pugnale di Assassin's Creed che gli esce. Che gli esce dal polso. Con il quale appunto lui tende a pugnalare le vittime nei loro riflessi. Purtroppo per tutta una situazione tutta questa situazione precipita, perché ci si rende conto subito che Polnareff non è in grado di sconfiggere questi due nemici. Nel tentativo di salvargli la vita si frappone Abdul, che non ha lasciato da solo l'amico,
e viene colpito in combo prima di tutto da una pugnalata sulla schiena di appunto del riflesso di una pozzanghera e nel momento in cui lui si piega per il dolore una pallottola di Olors lo prende in pieno in centro in mezzo agli un occhi un bel pallettone in mezzo agli occhi e in quel e Abdul va giù. Abdul va giù e in quel momento appunto morto è steso per terra e Polnareff comincia a rendersi conto dell'enorme cazzata della che ha fatto. Ha fatto proprio una grande cazzata e fortunatamente, se non ricordo male, in quel momento arrivano gli altri e riescono a trarlo, diciamo, d'impaccio e lui giura vendetta, ma stavolta con freddezza, perché dice: ok, adesso non devo più solamente vendicare mia sorella, ma devo vendicare anche Abdul, che è morto per la mia inettitudine. E perché ho fatto lo stronzo. Qui abbiamo appunto una crescita di Polnareff, no? Una crescita davvero enorme che ci fa capire che anche noi per non lui... ve lo stiamo caratterizzando bene Polnareff, è uno dei personaggi più amati e assolutamente sì, più poliedrici che ci sono all'interno di questa serie. È uno di quei personaggi che è piaciuto talmente tanto anche a altre personalità dell'intrattenimento che, ad esempio, se pensate, non so, alla sua capigliatura e siete appassionati di picchiaduro, non so, di King of Fighter, di Benimaru Nikaido, che è il personaggio che utilizza l'elettricità, lui ha questo appunto questi capelli a tubo sulla testa e lui ce l'ha uguali. Oppure se siete sempre appassionati di videogiochi e picchiaduro, Paul Phoenix, il grande Paul, fantastico, potentissimo, della serie di Tekken, Hosu, ha anche lui questa capigliatura particolare, quindi immaginate quanto un personaggio nato come praticamente un comprimario sia rimasto nell'immaginario dei fan. Ovviamente tutto quello che succederà da qui in avanti metterà quindi metterà il punto su cosa vuol dire riuscire ad avere comunque un sentimento di vendetta, però veicolato con la testa e quindi non più dal sangue caldo. Però, visto che sono le 19.30, vi dobbiamo invitare alla resa dei conti tra Jean-Pierre Polnareff. Chiudiamo su questo punto. Polnareff che giura vendetta. Tremenda a Olors. Però una vendetta. E l'ha preso. Però una vendetta con criterio. Non lasciandosi andare alla pura rabbia, e anche grazie a Kaguyin che gli restituisce una gomitata epica per fargli capire che anche basta fare il cazzone. Esatto, fare il cazzone. Aspettiamo le vostre domande per la puntata successiva. E si andrà avanti. E attenzione che non è Natale, fermi tutti. È la vigilia, forse. No, mi sa che è il 27, può essere? Il 20... No, è il 23. Quindi ci siamo, 23. Il 23. Saremo qui con voi. No, giovedì 23. Giovedì 23. Giusto? No, no. Signor Foga. È lunedì? Forse, è vero, forse non ci sarò giovedì 23 perché devo andare a consegnare alcuni pacchi di Natale ai bambini poveri. Sì? Sì. Quindi che facciamo? La rimandiamo ancora? Allora ci vediamo dopo Natale. Vediamo. Vediamo se devo consegnare i pacchi ai bambini poveri oppure riesco a consegnarli prima. Va bene, staremo a vedere. Allora, non sappiamo quando, ma ci saremo, ne parleremo. Il 23 o direttamente il dopo giovedì le feste successivo. Di Natale, assolutamente. Esattamente. Intanto... Deriffa o Deraffa, noi gli auguri ve li facciamo. Tanti cari e bizzarri auguri di buon Natale, assolutamente. Grazie sempre per, insomma, seguirci. Abbiamo visto che i numeri crescono. Accidenti. Ne siamo veramente felicissimi. E l'unica cosa che vorremmo, ragazzi, è che ci scriveste un po' di più. Ma sì, interagite con noi, non abbiate timore. Se no, noi cominciamo a dire un po' di stronzate, soltanto perché così vediamo se ve ne accorgete. Che poi, in effetti, ti ricordi quando abbiamo fatto quella puntata del primo aprile per fare lo scherzo delle panzane? Potremmo riproporre questa cosa, lo riproponiamo, no? In cui, mentre parliamo di un dato argomento, ogni tanto ci lo impreziosiamo con qualche... Mettiamo una sorta di rebus, quiz all'interno della puntata. E poi diciamo, guarda, nell'ultima mezz'ora abbiamo detto tre stronzate. Le avete individuate? La ragazza che ha individuato la panzana deve ancora ricevere la nostra maglietta, ma ce l'ha mandato poi l'indirizzo? Purtroppo no. Allora non lo riceverà mai così. Se ci stai ascoltando, mandaci l'indirizzo che ti mandiamo la maglietta di WebLive TV. E se non ti ricordi qual era la puntata, vola subito su WebLiveTV.it, ascolta il podcast della puntata andata in onda il primo di aprile e tac! Saprai esattamente tutto quello che devi sapere. E voi furboni non provate a spacciarvi per lei, perché se volete la maglietta WebLive TV basta andare su weblivetv.it e ve la comprate. Esatto. Beh, detto questo, quindi di nuovo tanti auguri di un buon bizzarro Natale. State bene, mangiate tanto, approfittate delle feste per leggere JoJo. Esatto. Ciao, grazie. Ciao e grazie.